No. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buon Sant'Ambrogio a tutti. Oggi è Sant'Ambrogio, non lo sapevo. Oggi è Sant'Ambrogio a Milano, ieri era San Nicola a Bari, domani che era? Madonna, domani. Non so, non avevo idea. Comunque, ciao. Grazie Alberto, però è dovuto andare il mio di tutti. No, no, Grazie. tranquillo, è solo te, Fabio. No, figurati. Grazie Alberto, va tutto a parte. Allora, ragazzi, ci sono un sacco di novità. Praticamente avete visto l'altro giorno Joey Bittner ha pubblicato uno script per segmentare le Pimax. Mattia, Luca, Tatiana e Pavese o Massimiliano l'hanno provato. Ragazzi, è una figata. Andate a mettere questo script al volo. Hanno fatto un video dove fanno vedere come si implementa e che dati tiri fuori. È veramente una figata. Quindi c'hai un sacco di dati che su Pimax fino ad ora ti scordavi. Instagram finalmente ha deciso di fare la possibilità di programmare Reel, foto, caroselli, eccetera. Anche questa è una mezza rivoluzione, cioè 100 volte più comodo. Non sopporta la nuova veste grafica di Facebook, c'è cioè un tool per tornare a quella vecchia. Un Pare che non articolino. funziona. Non funziona? Pare che non funziona. vai. No. Allora. Fake news numero uno. No, non è una fake news, è vera, è vera. Mi sembra anche un'estensione di Chrome Mi addirittura, sembra di sì. Fabio. Esatto, però sotto gli hanno Ma non commentato funziona. diverse persone dicendo: guarda, non funziona niente qua. Ok, Quindi non provatela, buona non provatela. sapessi. WooCommerce, pro e contro con PayPlug, di cui ho avuto il piacere di dare un contributo. FAQ nei messaggi di Google, questo è veramente interessante, di Google Mappe sostanzialmente, di Luca Bove, andate a vedere, è molto bellina. Google Workspace Individual, disponibile in Italia. In realtà io questa piattaforma non la conoscevo, voi la conoscete di già, non lo voglio andare un po' a studiare. Quindi devo andare a Sì, capire. e vi avevo Oh, anche non hai detto girato. cosa? Google Google Workspace. Workspace Individual. Vi avevo anche girato Sì. qualche giorno fa uno screenshot Uno che mi era screenshot arrivata. che diceva fino a 3 tera, non Sì, mi l'ho letto. ricordo. Sì, mi ricordo lo Esatto. screenshot, però non mi ricordo Esatto. come è evoluta la cosa. Non lo so, io avevo solo chiesto, lo mettiamo nelle news, nessuno mi ha cagato, quindi è andata L'abbiamo così. messa Come nella di lista. consueto, diciamo. Allora, di quali dati abbiamo bisogno per bilanciare la personalizzazione con la privacy? Ma è una riflessione abbastanza bellina. Un nuovo parametro UTM per il monitoraggio delle campagne Shopping Advantage Plus negli annunci di Facebook di Bram van der Hallen, credo si pronunci così. E questo penso sia sempre abbastanza utile. Nemo Planet, gli occhiali in AI, ragazzi, andatele a vedere, è spettacolare. Sono degli Sì, occhiali che ti fantastico. metti, cioè, e ti crei davanti il mondo che vuoi, tipo gli schermi. Quindi pensa che figata, monti sul freccia oppure arrivi in ufficio, non devi stare a tirare fuori niente schermi, ti fichi gli occhialini e davanti c'hai 6 schermi. È spettacolare. Se li vendono, li compro subito. Una nuova funzionalità di Semrush per la link building che ti fa tutto il crawl dei link, sia interni che esterni. Non ho capito bene. Ciao Marco, non ho capito bene, Luigi però. dalla Corea Oh, addirittura. mitico Luigi, Sì. wow, in Corea. Quello è super bello, cioè, da provare di sicuro. Link in uscita verso fonte autorevole di Roberto Variale, insomma, una riflessione su link in uscita, come devono essere, eccetera, eccetera. Un bonus per l'export digitale per le microimprese manufatturiere, ancora fondi disponibili, quindi se a qualcuno Lo interessa. Ciao salutiamo. Emanuele. Ciao Manuele, Allora, Ah, stai facendo l'appello, ok. su TikTok Ads non c'era l'ad fatigue, no? Cioè, ecco, grazie, No, Manuele. sei un genio. Su TikTok Ads non c'era l'ad fatigue, cioè quando un ad comincia a calare di prestazioni perché tipo ormai chi la doveva vedere l'ha vista. Quindi ora è arrivato, hanno integrato una nuova funzione per cui automaticamente al calare le prestazioni di un adset ne cambia, te lo cambia automaticamente, una cosa del genere. Da approfondire, però il succo è che TikTok fa passi da gigante. E io ho finito. Quindi mi diverto. Ah, meno male. Vai Buongiorno a benissimo. tutti. Aggiungo che mi voglio Allora, il mio camper. Screaming Frog si aggiorna alla versione 18, introduce una marea di funzionalità, dalla scansione di PDF, adesso riesce ad andare a guardare i link all'interno dei PDF e seguirli, Wow, cosa bello. non banale, prende per esempio il titolo, il nome del PDF lo mette come titolo, fa un sacco di cose e introduce anche una roba.
che se vi ricordate era uno dei miei test all'interno del Search Marketing Connect. Vi ricordate quando ho messo l'H1 all'interno dell'ad e ho detto che spaccava l'ad? Adesso sì. In Validation Tab va a guardare se ci sono elementi non ad all'interno dell'ad e ve lo segnala. E vi dice, appunto, se guardate la guida, vi dice proprio che l'hanno messo perché Google ha dichiarato che i tag non ad completano l'ad, chiudono l'ad. Te lo porta nelle issue poi? Te lo porta nelle issue? No, c'è un nuovo tab che si chiama Validation Tab, che ti dice i tab non ad all'interno dell'ad, i tab, cioè tutte le cose che non dovrebbero stare all'interno di quella sezione stanno in quella sezione. Okay. L'ad se non viene chiuso, il body se non viene chiuso, insomma, struttura fatti da 900. Ma magari mi basta lo 0,1% di Screaming Frog, sono contento a vita. E quindi niente, hanno introdotto anche questa cosa che mi fa molto piacere. Poi ne ha altre mille. C'è un bellissimo video di Raffaele Visintin che ci ha commentato poco fa, che spiega tutte le funzionalità in italiano, andatelo a guardare. E poi ne hanno parlato un po' tutti, compreso me. Ha fatto un sacco di roba su Screaming Frog, è tutto da vedere. Sì, compreso me, quindi insomma, se cercate trovate un sacco di fonti. Dopodiché, siamo sotto Natale, giochini SEO. Non so se avete mai fatto i classici giochini, ce ne sono due che io adoro, che si chiamano Hidden Keyword e TechnicalSEO.expert. Sono molto belli, se vi piace lavorare nel mondo della SEO, questi due giochini vi fanno perdere un sacco di tempo. Però, secondo me, chi fa SEO li deve fare. Cioè, questo dimostra che Demetrio ha tanto tempo libero. Oh ragazzi, guardate chi arriva tra i saluti. Oh mio Dio, grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Dopodiché... Max, prima l'abbiamo nominato. Esatto. Ciao, la prima news del giorno. Esatto. Già 4 dati parziali mostrati per l'intervallo di dati. Questo è un alert che ha visto Matteo Zammon. Io non l'ho mai visto all'interno dei miei report, però a quanto pare GA4 può restituire dei dati parziali su un arco temporale. Quindi anche questo potrebbe essere da fare attenzione. Peraltro, Matteo Zammon in live con noi stasera alle 18. Io forse sarò in macchina, quindi proverò a collegarmi, però comunque parleremo di tanto su GA4 stasera. Ciao Facebook user, purtroppo non ci dice chi ciao sei. Ciao Facebook user, esatto. Dopodiché, GA4, finalmente nel Page Exploration, adesso si può aggiungere il Page Path. Quindi possiamo adesso scoprire il percorso che ha fatto l'utente anche all'interno di GA4. Una cosa finalmente che mancava. Esatto, finalmente ce l'ho, anche di questo ne hanno parlato tutti, Enrico Pavan, Federico Vicius, Christa Seidan. Ci segnalano un'altra cosa che non funziona, ragazzi, stamattina siamo proprio arrugginiti. No, io l'ho provato ieri sera. Anch'io l'ho provato. E funzionava provato. Perché io l'ho passato a un amico, ho ripreso. È vero, fai scopa con Zambò, e vi annichilite. Mi metto così sul lato, no? E facciamo tipo gemelli siamesi, no? Povero Matteo. Povero Matteo, veramente. E poi forse una delle due notizie più importanti. Ma ancora Demetrio parla. Aspetta. Ah no, non voglio dico la tua, apposta, allora non dico quella di Michele Sanatore. Partiamo, tanto un cotto a cazzo, vai, andiamo. Vai, dilla. Allora, prima di arrivare a quella di Michele Sanatore, Google sta facendo dal 5 gennaio un rilascio che è l'Helpful Content Update. Quindi ci sarà un po' di SERP che cambieranno, un po' di movimento, guardate, dai. Esatto, guardate, è l'ultima. Michele Senatore ha fatto un articolo bellissimo e che Michele non si capisce quando le dice. Michele Senatore ha fatto un articolo bellissimo che vi consiglio di leggere sul blog di Automatic King di De Carlo.
Ma una roba che veramente io gli ho detto, ma perché non l'hai fatto sul mio blog? Cioè, è andato in concorrenza a Stefano Di Carlo. Vabbè, però gli vogliamo bene a Stefano, dai, gli vogliamo bene a Stefano, però è veramente fatto bene, l'ho letto ed è da leggere, andate a leggerlo tutti. Grazie mille. Marco, mandaci qualche news di approfondimento. Forse, mi sembra che avevamo accennato alla nascita di questa roba senza averla mai vista dal vivo. Quindi super interessante. Tra l'altro io oggi sto festeggiando una cosa bellissima sul Merchant Center, del primo ordine ricevuto dal il metodo di pagamento inserito direttamente dentro il Merchants, per cui la gente che compra senza entrarti sul sito. Quindi dagli Stati Uniti però. Esatto, dagli Stati Uniti, da uno Shopify. Per cui mi ha fregato, perché? Perché l'integrazione da Shopify verso Merchants la fa nativamente, anche se è una cacata. Dovresti fare il CMM, eccetera, eccetera. Il problema qual era? Che io pensavo che a quel punto recepisse anche l'ordine. Col cavolo. E quindi ora mi devo andare a capire come vedere l'ordine. Vabbè. C'è un'altra funzione. Di Pixel Your Site, all'interno degli ordini ricevuti su WooCommerce, mostra un UTM autogenerato sulla provenienza dell'ordine. Molto, molto utile. Anza, grazie. Bello, bello. Bello, grazie. Grande. Mi gusta, stu. Tocca approfondire. Aggiungo, se ci mandate qualche fonte, venerdì la inseriamo all'interno delle news. Esattamente. Mutate Demetrio. Scrivete. E mutate Demetrio, per favore. Adottiamo un Demetrio. Detto questo, buongiorno a tutti. Buongiorno, carina la sciarpa, la fanno anche per ragazzi. Vero. Mi piace, no? Questo era un pledge. Praticamente me lo sono avvolto al collo e è diventato sciarpa. Detto questo... Come essere appunto... inclusivi. Sì, sì, davvero. Bravissimo. Tipo Franco del 70. Ma noi siamo un po' così. Ah, che giorno. Detto questo, Help Full Content Update, che diceva Demetrio, in pratica è stato chiamato anche December Update, è la stessa solfa, sostanzialmente è un aggiornamento dei contenuti in tutte le lingue, quindi in realtà, oltre alle fonti, è proprio un miglioramento del ranking di quelle che sono le risorse nelle varie lingue presenti, insomma, nelle varie versioni di Google. Quindi era giusto per fare un appunto su questo. Continuous scrolling finalmente anche da desktop, solo negli Stati Uniti, ma credo che arriverà anche... Ragazzi, questa roba rivoluzionerà i CTR, secondo me. Sì. Quindi avrà un impatto spaventoso a pari posizione sul traffico generato. Grande Marco. Marco è... l'uomo dei feed, se avete un dubbio sul Merchants, Marco. Concordo. Non c'è più praticamente la seconda pagina su questo, per la questione continuous scrolling, quindi cosa interessante. Altri cambiamenti sempre in search di Google. Sì, raga, la prossima campagna di beneficenza la facciamo con Adottiamo un Demetrio. Ma non partecipa nessuno, forse. No. Un altro cambiamento interessante in SERP, sempre solo negli Stati Uniti per ora, è che Google, per semplificare la ricerca, ha inserito i correlati in alto, subito sotto la barra, da mobile e da app, attraverso dei filtri a scorrimento. Quindi in realtà, se cerchiamo una qualsiasi query, lui ci suggerisce questi filtri a scorrimento sotto, un po' come fa TikTok nella sua piattaforma. Quindi si sta sempre più TikTokizzando, spero di averlo pronunciato bene, per stare al passo col messy middle dell'utente, che ormai oggi è praticamente un must, insomma. Quindi datevi a vedere gli approfondimenti. Altra cosa che già è nota, però l'ho notata ieri dal mio profilo, su LinkedIn si possono programmare i post da pubblicare. Ieri ho fatto un test per vedere quanto funzionasse questa cosa, ed è molto comoda. Unica cosa che ho notato, non ti porta la lista dei post programmati per adesso, almeno io non l'ho trovata. Quindi se qualcuno l'ha trovata... me lo dicesse, perché io sono un pochino, diciamo, vecchietto. Io non capisco perché Fabio ride, poi mi viene da ridere pure a me. Sì, infatti... mi piace come parla Antonio, me lo dicesse. Certo. È italiano, è Gesù, mi sembra che sia italiano. Però non è come lo direi io. No? È meno male. Poi, altra cosa carina che ci viene da Alessio Pomaro, uno dei tanti studi, c'è un tool di intelligenza artificiale che riesce a prevedere il punto esatto in cui si focalizzerà l'occhio all'interno, insomma, di un'immagine, un po' come si fa, insomma, con i tool di eye tracking, roba simile. Esatto, neuromarketing, queste cose qua. Sì. Tra l'altro, non l'ho messo in elenco, ma Giuliano Trenti sta per lanciare un corso di neuromarketing. Se vi interessa l'argomento, andate a vedere il suo LinkedIn. Cacchio, grazie. Prego. Arrivederci. Altra cosa carina, sempre che ci arriva da Alessio Pomaro,
il pre-rendering delle pagine web è praticamente su Chrome direttamente con una funzione di predizione che anticipa quella che sarà l'apertura delle risorse. Quindi in realtà Chrome in qualche modo riesce a prevedere quanto tempo ci metterà quella risorsa ad essere renderizzata e quindi anticipa il suo caricamento. E questa è una cosa molto interessante perché andrebbe a migliorare sicuramente tutta l'esperienza utente e di riflesso anche i Core Web Vitals. Quindi Comunque, sto Chrome, zitto, zitto, tra la parte dei cookie, tracciamenti. Chrome diventa un altro Sì. analytics, cioè per Esatto. Google lo è già, lui si Sì. prende tutti i dati, si prende l'utente, te lo tiene lì dentro, Sì. diventa un mezzo Amazon, una roba del genere. Sì, ma anche perché dentro c'ha delle funzioni nascoste dove tu Porca puoi miseria. tracciare tutto quello che fai. Lui traccia tutto quello che fai e la funzione predictors o predictions, non ricordo come cavolo si chiami, ti dice appunto quelle che sono le previsioni che lui fa rispetto a questo discorso dell'apertura della risorsa, dei tempi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una marea di dati lì dentro, Sì, sicuramente. ma quanti di noi usano Chrome per fare analisi dal coverage? Cioè, Uso solo Chrome. Chrome ormai è uno strumento Ma scherzi, ma indispensabile. scherzi. Sì, assolutamente sì. Raga, io penso di aver finito, quindi Tocca a vado me. in pace. Allora, vado avanti perché adesso io sarò un po'. Perché mi hanno mandato nel frattempo via WhatsApp delle news. Comincio con quelle che Beh, grazie. ho. Allora, intanto, subito, Massimo Fattoretto, notizia di oggi, John Mueller è attivo su LinkedIn. Non aspettate, andatelo a seguire e vedete gli insight che Andiamo ci a lancia. cercare Luisella meglio di Curcio. loro. Luisella Curcio ci dà una tip molto carina. La funzione regex all'interno della Search Console può essere usata per tantissime cose. E lei ci dà appunto questo spunto. Utilizzatela per le 5 W, che sarebbero chi, cosa, come, quando e perché. Luisella, parentesi, la foto che hai messo c'è un piccolo errore. Hai scritto 2 volte come. Così, tanto per dirla, però è appunto è interessante perché noi ci andiamo a filtrare, grazie a questa regola, ci andiamo a filtrare tutti i termini di ricerca che magari sono anche informazionali o sono comunque nella parte ancora alta del funnel, ma che possono essere interessanti per noi nella costruzione di un eventuale piano editoriale e successivamente articoli. Oppure possiamo andare a vedere tramite queste keyword o queste long tail, meglio ancora. Quali sono le pagine di destinazione? Che traffico hanno? E magari se non hanno traffico ma hanno impression, modificare quell'articolo e vedere se riusciamo a portare qualche traffico, un po' di traffico. Aleida Qualche Solis, traffico. esatto, Aleida Solis, bellissima questa cosa, uno strumento freemium che gli ha, credo sia di Alessio Nittoli o gliel'ha consigliato Alessio Nittoli, questa cosa non l'ho capita, si può esplorare l'entità in Google Immagini e generare facilmente una mappa tematica. È carinissimo, ragazzi. Tu metti una main keyword, ti si crea appunto questa mappatura e da lì puoi fare analisi, puoi andare Questo a voglio andare a fare. provare. Veramente, Bello. veramente molto carino. E altre 2 news che me l'hanno scritte questa mattina. Michele Oliveri e mi scrive: in pratica i lead form di Meta stanno diventando personalizzabili con aggiunta di caratteristiche come benefit del prodotto. E Sì, ti fanno ulteriore, una specie di landing page praticamente ormai. esatto, ulteriore, puoi fare una landing page nativa Ah, ecco. all'interno di Meta e Che praticamente ridere. non lo so, non lo so perché ridere. Però per adesso sono negli Stati Uniti questa cosa, la landing page, da quello che ho Devo capito. Io roba di social non capisco veramente poco, però dovrebbe essere questa la solo news. di social stai proprio Ma sì, chiudendo vabbè, il dai. cerchio, diciamo. Vabbè. Va Io bene, credo di grazie. aver finito. Volevo. Che Abbiamo volevo finito? dire? Ah, Ah, stasera. stasera. Dobbiamo ricordare due cose stasera. Esatto. Sì. Stasera abbiamo live Matteo Zambon, parleremo di GA4, di tracciamenti. Cioè, nel senso, ragazzi, abbiamo Matteo a disposizione. Tra virgolette, Tutte le domande che domandone, volete. esatto, rompiamogli i coglioni a Matteo su 2000 domande A e che via. ora? Ah, Alle 18. alle Diciotto. 18, come sempre. Altra cosa, ci stanno arrivando delle richieste per appunto l'ora di consulenza, di beneficenza, eccetera, eccetera. Ovviamente, prima di scegliere il progetto, aspettiamo di chiudere
di chiudere. Non so se abbiamo messo una data di scadenza per mandare... Diciamo che per tutta la prossima settimana la consulenza sarà mercoledì 21. Per tutta la prossima settimana è ancora aperta la possibilità di iscriversi. Diciamo che io credo che dal 18, che è domenica, chiuderemo, non guarderemo più le richieste che arrivano, sceglieremo. Il 19 annunciamo. Esatto, glielo comunicheremo a, insomma, al progetto che è stato scelto. Comunque scriveremo a tutti. Assolutamente sì. Stasera Matteo dovrà difendere i soldi di GTM. No? qua è di GA4 in realtà. Esatto. Ragazzi, la volata del giorno. Vai. Abbiamo finito. Ce l'hai. Vai, allora, ieri ho avuto il piacere di volare da Catania verso casa con il classico 737-8900 di Ryanair. E sulla pagina Wikipedia ci sono ben 33 incidenti che hanno colpito un 737. Mi piace sempre leggere gli incidenti di un aereo prima di prenderlo. Rimane però super affascinante, cioè il 737 è... Ma come può essere affascinante leggere le notizie di incidenti? Te sei un analitico, no? Se pensi a quanti voli fa, quanti incidenti ha fatto, è un mezzo strasicuro. Ma certo, su questo siamo d'accordo. La mia macchina ha fatto 33 incidenti in una settimana. Ancora e la guido solo io. come diceva il saggio, fa più morti un ippopotamo che un aereo, quindi... Esattamente. L'ippopotamo è l'animale più pericoloso di tutti. Esatto. Comunque, ora no, mi dilungo troppo, però 737 c'ha dei motori ciccioni super grossi, se ci fate caso sono spanciati sotto, perché è un aeroplano alla bassa, per cui non c'è tanto spazio. Siccome la propensione è sempre di utilizzare motori che vanno verso turbofan ad alto rapporto di diluizione, dal diametro sempre maggiore, a un certo punto non c'entravano più. Che sono sti motori? È bello che legge, sì, a voce alta mentre siamo in coda prima di salire. Mi piace diffondere una certa ansia. E quando passa l'hostess che dice quella è l'uscita di sicurezza, tocco la persona e faccio ascolti bene. Che tanto se parli al microfono come parlano i piloti d'aereo. Esatto. Io me lo domandavo, ma perché ti impegni così tanto a renderti incomprensibile? Secondo me perché loro hanno, si vede qualcosa, il microfono è attaccato. No, perché quando gli pare si sente bene. Quando devono dire Giovanni, portami il caffè, te lo dicono bene, Giovanni, portami il caffè. Rosario, facci sapere che compagnia è, perché se la compagnia di Fabio, allora lì... Io ho l'impressione che si infila il microfono in bocca, comunque. Comunque, dai, devo chiudere. Insomma, sostanzialmente, negli aeroplani, ora molto aeroplani, dal diametro sempre maggiore, perché? Perché aumentano il rapporto di diluizione. Che cos'è? Praticamente non sono proprio reattori in una maniera classica, bella, Swiss, ma appunto turbofan, cioè il ventolone che c'è davanti succhia un'enorme quantità d'aria che in realtà non viene coinvolto nel processo di combustione, ma pompato tal quale è fuori. Questa roba qui migliora di gran lunga il rendimento a discapito di una velocità leggermente inferiore, ma gli aeroplani di oggi sono più lenti che in passato. Si cerca di premiare i consumi. Qual è il primo mezzo di trasporto più sicuro? Ci chiede, se sappiamo qual è. I piedi? Io ricordo il treno. Io direi i piedi, nel dubbio. Non mi muovo. Aspetta, questa sedia a rotelle, credo. Ah, Rosario vola con Swiss. Che poi Swiss è l'incidente che hai avuto prima. Swiss non è la compagnia che ha avuto più incidenti, è quella, no? L'aereo. Sì, quella lì. Storicamente è quella che poi ha fatto chiudere il Concorde, Swiss, esempio, esatto. La Swiss. Sì. Esatto. Quindi è l'aereo il primo, no? Indovinello Concorde perché gli scoppiò il Concorde. Sì, più di una volta pure, dopo il secondo o terzo hanno deciso di... No, il Concorde è stato uno degli aeroplani più sicuri della storia, quello che fu coinvolto nell'incidente, che ha portato la morte a tutto. In realtà non era nemmeno colpa sua, ma l'aereo precedente aveva perso un brandello di lamiera che causò l'esplosione del pneumatico che bucò uno dei Rolls-Royce Olympus prendendo fuoco l'aereo, ma di per sé è un progetto eccezionale, non ebbe una casistica di incidenti elevata. Raga, due cose. Andatela a vedere la storia che ricorda, è una figata. Bellissima storia, però o chiudiamo che si è fatta. Va bene, ciao. Sì. Va bene, va bene. Raffaello, noi abbiamo servito, è l'aereo. Se è un indovinello, secondo me sono i piedi. Mezzo di più sicuro. Cerca indovinello, fa. Primo posto, aspetta, è vero, indovinando. Dico solo che è un vero mezzo di...
Che li prende... allora il treno, raga, il treno, come ho detto io all'inizio, il treno. Ma guarda, l'incidente più grosso dei trasporti avvenuto in Italia è stato un treno con 650 morti. Esatto. Assolutamente sì. Aspetta, raga, però non dobbiamo dire il più grosso, dobbiamo dire certo. quanti se ne più sicuro. Ma statisticamente secondo me ne ha avuto di più, però ci documenteremo. Va bene, sigla. Ciao a tutti, sigla. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi.